Ora, un'altra prova agli anelli sicuramente da tenere d'occhio, quella di Igor Radivilov, vice campione del mondo proprio in questa disciplina. Guardate il suo fisico, braccia possenti, quindi grande potenza soprattutto a livello di arti superiori, la muscolatura dell'articolazione della spalla è impressionante ed è quanto di più indispensabile per ciò che andrà a proporci. Attenzione soprattutto ai movimenti di forza. Ecco la prima, direttamente da una dislocazione sale alla bilancia orizzontale e poi ha una rondine perfetta nella linea, scende in sospensione, risale alla croce. Perfetto questa salita in appoggio rovesciata, anelli sempre molto fermi, una Jonasson. E sale alla croce rovesciata direttamente dalla Jonasson prima di ristabilirsi un'altra rondine. Ecco, questo è un contenuto decisamente superiore per quanto riguarda coefficienti. Ancora una rondine e uno stabilirsi all'appoggio rovesciato perfetto. Via la fase finale, la gran volta e il doppio salto con doppio avvitamento. Ottimo, ottimo davvero, Igor Radivilov, un ginnasta davvero molto molto forte, spesso anche sfortunato, possiamo dirlo, ma con questa prova agli anelli si è rifatto davvero alla grande. Igor Radivilov, che proprio poco dopo i giochi olimpici è convolato a giuste nozze con la collega Angelina Kisla, che vediamo.